Carissimi, io ho avuto la possibilità, anche la bellezza, di conoscere la cultura ghanese. Non proprio conoscere, perché una cultura, prima che la conosci, ci vogliono molti anni, no? Però ho avuto la possibilità, fin da piccolino, di vivere con una famiglia in chiesa, alla Spezia. C'era una famiglia ghanese che avevano un figlio che era mio coetaneo dei miei fratelli, i miei cugini, quindi siamo cresciuti insieme. E dopodiché, dopo che ho fatto le superiori, sono andata all'estero un anno e ho vissuto in casa con una famiglia ghanese. Sapete, sono stato in Inghilterra per motivi di studio un anno e là le stanze si suddividono, si mette in affitto, si affitta un appartamento. Una mezza villina, ognuno si prende la sua stanza, i ragazzi si prendono le stanze per suddividere il costo, no? Perché sono elevati. E io avevo la mia stanza, però vivevo in una casa, in un appartamento con una famiglia ghanese, splendidi. E poi durante il sabato andavo a frequentare una chiesa ghanese, circa di 500 membri. E loro hanno un detto che mi ha colpito molto e che riflette benissimo la loro cultura. E il detto è: ciò che importa è la vita. Sembra nella loro cultura, nella loro lingua, ha un peso diverso questo detto sicuramente, però la traslitterazione non lascia senso. Però il detto che loro dicevano spesso e che incarna la loro cultura è: ciò che importa è la vita, cioè ciò che importa è essere vivi. Poi possiamo parlare successivamente di tutti i problemi, di tutte le cose che possono avvenire. E non so se voi siete mai stati in una chiesa ghanese e avete avuto l'opportunità qualcuno di... Ecco, anche nella loro comunità vivono questo detto. Sono molto più vivi. È un altro mondo, un'altra cultura sicuramente. E quindi proprio questo detto loro lo rispecchiano nel loro modo di vivere. Ed è bellissimo, è davvero bellissimo. Dovete fare questa esperienza di andare in una chiesa ghanese, solamente ghanese, e vedere come loro vivono il culto. Loro vivono completamente in modo diverso il culto. E non vi dico niente così quando lo vivrete saprete. Ed è interessante che questo detto lo possiamo trovare più o meno anche nella scrittura, in Ecclesiaste. Qualcuno faceva cenno già nella scuola del sabato, si è citato Salomone. In Ecclesiaste vorrei leggere insieme a voi al capitolo 5, Ecclesiaste 5, 18 e 20. Ecco, quello che ho visto, buona e bella cosa è per l'uomo mangiare, bere, godere del benessere in mezzo a tutta la fatica che gli sostiene sotto il sole, tutti i giorni di vita che Dio gli ha dati, poiché questa è la sua parte. E ancora, se Dio ha dato a un uomo ricchezza e tesori e gli ha dato potere di goderne, di prendere la sua parte e di gioire della sua fatica, è questo un dono di Dio. Un tale uomo, infatti, non si ricorderà troppo dei giorni della sua vita, poiché Dio gli concede gioia nel cuore. È interessante che in questo libro di Ecclesiaste Salomone riflette su tante cose e poi conclude dicendo che molte cose, quasi tutto, è vano, è vanità, sempre vanità, no? Però queste parole sono importantissime nel suo libro, perché è come se fossero un ritornello che ritorna sempre. Non so per chi si ricorda del libro di Ecclesiaste, la prima parte, i primi capitoli fino al capitolo 10, questo ritornello, queste parole ritornano sempre. Buona e bella cosa per l'uomo mangiare, bere, godere del benessere in mezzo a tutta la fatica che gli sostiene sotto il sole e via discorrendo. Ogni capitolo compare questa frase o questo concetto, questi versetti, no? Ed è interessante quello che lui vuole trasmettere, ossia che nel nostro modo di vivere è bello godere della vita, è bello del mangiare, del vivere, no? Ed è strano perché non tanto oggi, però nel passato c'era l'idea che il cristiano doveva vivere casa e chiesa, no? C'era la famosa, appunto, il detto casa e chiesa, no?
perché era visto male in qualche modo gioire così tanto e gioire in modo diverso. Però Salomone sta dicendo un'altra cosa qua. Ciò che lui sta sottolineando di interessante è il fatto che se i doni provengono da Dio, allora approfittane. Questo è essenziale nel suo libro. Ogni passo, in ogni capitolo viene sottolineato questo concetto. Se i doni, se le cose belle vengono da Dio, approfittane perché è la miglior cosa che ti possa capitare nella tua vita. Approfittane a più non posso. Sicuramente il problema poi sussiste quando non cerchiamo dei doni che non sono proprio provenienti da Dio. È da sottolineare, ogni volta che lui si sofferma su questo concetto nel suo libro, c'è sempre il fattore Dio. Ogni volta che lui parla di ciò, c'è sempre il fattore Dio. Nel capitolo, vorrei portare solo un esempio, nel capitolo 3 lui dice: Ma se uno mangia, beve e goda del benessere in mezzo a tutto il suo lavoro, è un dono di Dio. Perché lui vuole mettere sempre e sottolineare il fatto che se proviene da Dio, la miglior cosa è godere di questi doni. E perché? Perché lui dice, quando Dio ti dona qualcosa, quando ti senti bene, godine più che non posso. Perché? Perché lui dice, perché tutto ha il suo tempo. C'è il momento di gioire, il momento di piangere, il momento di dare e il momento di ricevere. Cioè, qual è la sua idea di fondo? È che quando stai bene, goditi il tuo benessere mangiando, bevendo, e sii consapevole che prima o poi potrebbe succedere che verranno i momenti tristi. E quando vivi il momento triste, devi essere fiducioso e speranzoso che arriveranno i momenti belli, perché tutto ha il suo tempo. Ed è questo che lui sta sottolineando in questo momento, il fatto che se siamo consapevoli del fatto che in un momento, magari di benessere familiare nel nostro nucleo familiare, nel lavoro, i doni che lui ci dà quotidianamente, ecco, dobbiamo approfittarne di quei doni. Dobbiamo approfittarne perché lui è anche, come abbiamo detto poc'anzi nella scuola del sabato, è un uomo saggio e intelligente ed è consapevole che ogni cosa ha il suo momento. Non possiamo vivere un'esistenza solamente di felicità, perché in questo mondo purtroppo la felicità non esiste solo la felicità, ci sono anche momenti un po' più tristi, ne siamo consapevoli, no? Ed è interessante questo. E perché Dio vuole sottolineare questo fatto? Perché è un modo per dirgli grazie. Cioè, noi siamo grati a Lui usufruendone dei suoi doni. È un modo per dirgli grazie. È come se, io mi ricordo, mia suocera mi ha regalato 2 anni fa un maglione, un bel maglione, e quando lei, sicuramente io sono stato felice, e anche lei era felice di donarmelo, di regalarmelo, ma la sua felicità è stata completa quando, secondo voi, quando? Quando ha visto che ne ho usufruito. Ecco, la stessa cosa vale per Dio, cioè lui gioisce, la sua gioia è completa quando lui ci dona qualcosa e vede che noi ne usufruiamo. È la stessa cosa quando voi acquistate qualcosa per vostro figlio o vostra figlia e vedete che ne usufruisce, voi la vostra gioia penso che sia completa, maggiore di quando l'avete comprato. E lo stesso vale per Dio, lo stesso vale per Dio. Se Dio ci ha dato l'opportunità, ci ha dato il dono dell'amicizia, cerchiamo di essere i migliori amici possibili, no? Se Dio ci ha dato il dono del matrimonio, cerchiamo di essere i migliori mariti e mogli possibili, perché purtroppo tante persone non hanno avuto questa possibilità o l'avranno successivamente, no? E molte persone vivono purtroppo nella solitudine. E anche qua, se abbiamo l'opportunità di vivere nella comunanza, approfittiamone.
perché questa è un luogo per incontrarci, parlare, sentirci meno soli, più incoraggiati, no? Come Dio ha instaurato, ha creato doni per andare incontro alla solitudine, all'angoscia. Dio crea doni e situazioni per combattere la nostra sofferenza, no? E se Dio ti ha dato l'opportunità di conoscere Cristo, approfittane più che puoi nella questa relazione, no? E qua, con il detto ghanese, se Dio ci ha dato l'opportunità della vita, il dono della vita, approfittiamone del dono della vita, no? Ed è interessante, noi dovremmo, col nostro modo di agire, di vivere, è importante aggiungere più vita agli anni che anni alla vita. Certe volte si pensa che tutti coloro che sono morti hanno vissuto, ma non è detto. Non è detto che chi è morto ha vissuto una vita. Ed ecco che Salomone questa mattina ci sta suggerendo di aggiungere più vita agli anni e non vivere solamente un'esistenza, di aggiungere solamente alla nostra vita degli anni così, ma dobbiamo aggiungere vita, quella vita che Gesù Cristo ha detto: io sono venuto su questa terra a darvi una vita, ma una vita in abbondanza, a darvi dei doni in abbondanza. Ed è quello che Salomone questa mattina ci vuole ricordare, no? Ed è incredibile come certe volte noi cresciamo e apprezziamo le cose quando tocchiamo il loro opposto. Noi apprezziamo la vita quando ci avviciniamo alla morte, con i paradossi della vita. C'è un paradosso, no? Cioè noi cominciamo ad apprezzare di più la vita quando tocchiamo la sofferenza, quando tocchiamo la morte, no? Quando qualche parente, qualche amico, qualche fratello è in un momento di difficile, ecco, noi certe volte, oppure quando vediamo appunto la morte, ci afferriamo di più alla vita e capiamo quanto è importante la vita in quei momenti, no? Io mi ricordo, tutti gli anni vado al Gaslini, che a Genova è un ospedale pediatrico, è molto riconosciuto dopo il Bambin Gesù, eccetera, eccetera. E ogni anno vado a fare dei controlli e vado nel padiglione dell'ematologia. E lì, la prima volta che sono andato, dopo un po', no? Entri più in confidenza con le persone e vedi molti bambini che soffrono, no? Molti bambini con le loro mamme o padri senza capelli, no? Magari con intubati, che camminano in giro così, vengono a fare anche loro le analisi. E addirittura un giorno c'era una mamma che mi fa: io certe volte non so cosa fare perché il mio bambino mi chiede di aiutarlo quando soffre e io non so come aiutarlo in casa, che gli fa male o questo o quell'altro, io non ho le forze, no? E lì, quando sono uscito, ho detto: Alex, ma di cosa ti stai lamentando tu dalla vita? Di cosa ti stai lamentando? Di cosa vuoi lamentarti quando percepisci e stai un attimino lì dentro e capisci che c'è gente davvero che sta soffrendo? Tra me e me ho detto: tu non sai neanche minimamente cosa vuol dire il concetto di soffrire, perché primo non hai ancora figli, non avevo ancora figli, e sicuramente quando una madre, un padre vede un genitore, vede il proprio figlio in quelle condizioni, è sofferente. Ed ecco che il Signore è sempre pronto in ogni circostanza a dare la forza, a dare la speranza. Ed ecco quello che lui sta sottolineando, Salomone, che Dio cerca dei doni, cerca delle situazioni costantemente per venire incontro alla nostra sofferenza, nei momenti di solitudine, di scoraggiamento, d'angoscia. Cerca sempre qualcosa per tirarci fuori, no? E perché Salomone sottolinea il fatto che Dio dà? Qua è interessante, in questi due versetti Salomone sottolinea che Dio dà, e lo sottolinea ben tre volte. Dice:
tutti i giorni della vita che Dio gli ha dati, ti ha dato. Poi al versetto 19, e ancora, se Dio ha dato, poi sempre più avanti, no? Egli ha dato potere di goderne, di prendere la sua parte, di gioire della sua fatica, e questo è un dono di Dio. Perché viene sottolineato il fatto che Dio dà? No? Perché Dio si compiace nel dare. Ed è interessante un'altra cosa, che lo stesso Salomone sottolinea questo fatto perché lui è consapevole che l'essere umano tende a non dare. Lui è consapevole del fatto che l'essere umano tende a non dare e mette in contrapposizione l'essere umano con Dio. Qualche versetto, nei versetti precedenti a questi, il versetto 13, capitolo 5, versetto 13, sentite lui cosa dice a proposito nel dare. C'è un male grave che io ho visto sotto il sole, delle ricchezze conservate dal loro possessore per sua sventura. Queste ricchezze vanno perdute per qualche avvenimento funesto, e se ha generato un figlio, questi resta senza nulla in mano. Uscito nudo dal grembo di sua madre, quel possessore se ne va come era venuto. Di tutta la sua fatica non può prendere nulla da portare con sé. Interessante. E successivamente parla di Dio e dice quello che abbiamo detto, che Dio dà, che Dio dà. Vedete come ha messo in contrapposizione l'essere umano con Dio, perché l'essere umano tende a tenere, tende ai propri doni, le proprie cose, tende a conservarle. Ciò che lui sta denunciando è il fatto che le ricchezze conservate sono ricchezze perdute. Per Salomone le ricchezze che si conservano sono ricchezze che vanno perse, che si perderanno, no? E questo è, si può sicuramente associare al fatto economico, ma non solo. Cioè le tue qualità, le nostre qualità, non servono, quello che lui sta dicendo, servono a ben poche se non le mettiamo a disposizione, no? Cioè qual è il senso di essere il miglior pianista e non mettere a disposizione le tue mani? Qual è il senso di essere il miglior professore se non riesci, se non poi trasmetti queste conoscenze agli altri? È quello che lui sta dicendo, no? Quello di mettere in pratica, di mettere a disposizione i doni che una volta che Dio ti ha dato. Cioè se Dio ti ha dato dei doni, visto che Dio dà, ha dato dei doni, noi di conseguenza dovremmo, no, essere come un fiume, no, che riceviamo ed è sempre scorre, ed è quello che lui cerca sempre di sottolineare, no? E perché? Perché comunque noi siamo chiamati a lasciare un segno nei nostri figli, nelle nostre famiglie, nei nostri vicini, no? A far sì che loro vedano qualcosa in noi. E il modo è quello di ricevere questi doni da Dio e di conseguenza condividerli con loro per lasciare qualcosa. E c'è un fratello della chiesa di La Spezia che lui insieme a sua moglie è andato tanto tempo fa in Svizzera a lavorare, e lui è un muratore. Lui piace tantissimo la muratura, cioè la sua passione. E lui ha costruito tanti palazzi, no? come muratore. E lui, parlando con lui, lui mi ha detto che non ha il dono di parlare, non ha il dono di fare tante cose, ma ha il dono della pragmaticità, della pratica, no? E mi diceva che quando ritorna col tempo in Svizzera, perché sua moglie è una sorella lì, eccetera, quindi tutti gli anni tornano, lui gli piace ritornare, farsi sempre delle passeggiate nei palazzi dove lui ha partecipato a costruire. E mi fa, a me mi rende così, così bella la giornata, sono così gioioso del fatto che ogni volta che passo vedo le persone entrare
e magari con un sorriso uscire perché io ho contribuito a questo tetto, no? Ed è la stessa cosa, più o meno lo stesso concetto che potremmo noi essere chiamati quotidianamente, del fatto di essere gioioso, di essere consapevole dei doni che Dio ci dà e di metterli in pratica in modo tale che possiamo anche essere soddisfatti di ciò, no? E lui, Salomone, al capitolo 9, lui dice sempre un'altra cosa interessante, no? Tutto quello che la tua mano trova da fare, falla con tutte le tue forze, no? Questo appunto per sottolineare il fatto che di dare il massimo in questa vita, no? Visto che noi abbiamo questo dono, il dono della vita, il dono di gioire di questi doni, scusatemi il gioco di parole con i doni, però lui sta sottolineando e dice ciò che abbiamo da fare, facciamolo con tutte le nostre forze, impegniamoci. Ecco che Salomone ci suggerisce questo concetto. E c'è l'idea anche nella nostra società, no? Il treno passa una sola volta. Avete mai sentito questo detto, no? Certe volte si dice il treno passa solo una volta. Qua se l'hai preso, bene, se non l'hai perso. Ecco, io vorrei dirvi che con Dio il treno non passa solo una volta. Questo concetto bisogna levarselo dalla testa, almeno me lo devo levare io, cioè che il treno con Dio non passa una sola volta, perché se fosse passato solo una volta noi non saremmo qua, io non sarei qua. Sbagliamo di continuo nella nostra quotidianità, nella nostra vita, ed ecco che il nostro Dio ci ricorda sempre che il treno non passa una volta, anche se non le cose non vanno come vogliamo, abbiamo sbagliato in queste belle cose che nato, non le abbiamo sfruite a dovere, e certe volte abbiamo molti rimpianti del passato. Voglio ricordare che il treno con Dio non passa una sola volta. Se passasse una sola volta non saremmo qua di sicuro, io non sarei stato qua, perché ho commesso tanti errori nel passato, Dio mi ha perdonato e così anche voi, penso, no? E quindi Dio, con Dio si può camminare e si può prendere questo treno varie volte, no? E questo non dobbiamo mai dimenticarcelo nei momenti più bui della nostra vita, anche e soprattutto adesso che viviamo, la società nostra vive un momento buio per questo Covid. E anche se c'è questo Covid, anche se troviamo in questa situazione, Salomone ci sta suggerendo che finché abbiamo vita, il famoso detto, c'è speranza, no? E noi, visto che abbiamo questo dono della vita e tanti altri doni, chi uno, chi l'altro, usufruiamoni. Non sottovalutiamo il fatto di essere qua presente, non sottovalutiamo il fatto di avere la comunanza, di trovarci in questa comunità, di avere dei figli, avere dei genitori ancora, no? E non sottovalutiamo ciò, e Salomone ci esorta a godere di tutte queste bellezze. E concludo dicendo, perché lui vuole sottolineare questo fatto, ossia che nel nostro modo di vivere, nel nostro modo di fare, nel nostro modo di agire, perché dovremmo essere grati a Dio usufruendo dei suoi doni, delle cose belle che lui ci dà? Perché? Vorrei leggere insieme a voi il capitolo 3, il versetto 12. Dal versetto 12 in poi. Io ho riconosciuto, sentite come lo ripete, io ho riconosciuto che non c'è nulla di meglio per loro del rallegrarsi e del procurarsi del benessere durante la loro vita, ma che se uno mangia, beve e gode del benessere in mezzo a tutto il suo lavoro, è un dono di Dio. Vedete sempre che c'è sempre il fattore Dio. Io ho riconosciuto che tutto quel che Dio fa è per sempre. Niente c'è da aggiungervi, niente da togliervi. E che Dio fa così, sentite la motivazione del perché di tutto il suo discorso, perché
gli uomini lo temano. Perché gli uomini lo temano, e la parola temere è sinonimo di fiducia, di fede. Ha vari sinonimi, ma quello più importante da sottolineare in questo punto qua è quello di fiducia. Quando avete mai letto, Giobbe era timorato di Dio, no? Questa espressione. È un'espressione per dire Giobbe era fiducioso di Dio, Giobbe aveva fede di Dio. È come è attualmente dire Angelo o Piero è un uomo di fede. La stessa cosa all'epoca, no? E quindi quello che lui sta sottolineando, la motivazione principale, è perché gli uomini abbiano fede in lui. Incredibile, cioè per Salomone Dio dona talmente tanti doni, fa tante belle cose per ognuno di noi affinché noi cresciamo in fiducia nei suoi confronti. Ecco la prospettiva di Salomone che stamattina vuole suggerirci. Lui vuole suggerirci di essere consapevoli che ci sono momenti belli, e questi momenti belli bisogna godersene a pieni, il momento della vita, dell'amicizia, ed essere consapevoli che nei momenti bui arriveranno i momenti un po' più meno bui, e che questa speranza, che questo modo di usufruirne dei suoi doni, di essere consapevoli che la sofferenza non sarà per sempre, sia proprio teologicamente con i nuovi cieli, ma anche attualmente possa riempire i nostri cuori di gioia, di essere consapevoli del fatto che non tutto continuerà così, no? Non tutto andrà male di continuo, e ci sono momenti belli. E c'è una frase che Pablo Picasso, nella sua pragmaticità, nella sua pratica, diceva, no? Il senso della vita è quello di trovare il vostro dono, no? Lo scopo della vita è quello di regalarlo, no? Io spero che i doni che il Signore vi ha dato ad ognuno di voi, il dono dell'amicizia, il dono della fratellanza, il dono di essere madre, genitore, possiate regalarlo e possiate usufruirne più che non posso, perché finché abbiamo vita abbiamo speranza. Che il Signore ci benedica in questo cammino di fede. Grazie. Amen.